Come spiegava Giulio Delfino, è bastato il gol lampo di Rafael Leao. In realtà è strategia e lo vediamo oggi sempre di più, lo fa anche per esempio il Manchester City con Ederson. Però questa è la giocata, perché la difesa è alta, allineata male, vediamo anche Berezinski che è l'uomo più veloce che tiene in gioco Leao mentre conduce Maignan, il lancio di quasi 70 metri. Occhio a questa giocata, per questo è un controllo orientato prima a dare Sì. direzione e poi a tagliare fuori. Quindi una giocata da grandissimo calciatore, la conclusione secondo me è la cosa meno difficile, però guarda questa giocata e soprattutto sulla corsa di Leao, guarda questa direzione e il taglia fuori. È una giocata da grandissimo calciatore, chiaramente c'è la complicità della difesa, però secondo me questo è un gol che oggi si vedono sempre di più questo tipo di giocate perché sono studiate sul posizionamento anche della difesa avversaria. Tu hai citato. L'ultima volta che il Milan ha fatto gol con un rinvio del portiere è stato con l'Ascoli Dida nel 2006, credo. Quindi diciamo che il calcio si è Ce evoluto. l'abbiamo. Ah, ce l'hai, Ivan, non ci Sì, siamo ce messi l'abbiamo. d'accordo. Quindi non si è, diciamo, il calcio si è evoluto nel frattempo. Lo Ma vogliamo far forse vedere anche non l'hai mai subito. finito di Facciamolo andare. facciamolo L'abbiamo vedere nominato. subito questo contributo. Tra l'altro, ricordiamo che Dida è l'attuale allenatore Bravo. dei portieri rossoneri e ha fatto praticamente la stessa cosa che ha fatto oggi Maignan, all'epoca però indirizzata a Pippo Inzaghi. E guardate qui, era un Molto Milan-Ascoli, simile. sì, del 2006.